Ragazzi, se avete bisogno di crediti andate su frenzyfifa.com, selezionate chiaramente la vostra console, il taglio di crediti ai quali siete interessati, compilate con la vostra mail la password e i codici di backup che trovate chiaramente su Origin, aggiungete al carrello ed infine ragazzi chiaramente compilate con i vostri dati, ma soprattutto mettete il codice home per avere uno sconto pazzescamente incredibile ragazzi. Primo link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi, sabato, è uscito un nuovo team, i Rule Breakers ragazzuoli. Siamo qui per fare un indovina chi con Wes e Nico. Eccoci. Oggi vedremo un po' chi la spunterà. Oggi grande video ragazzuoli. Prima volta che fate l'indovina chi con me, immagino. Anzi sì, è così. Vero. La prima volta che lo faccio in generale, quindi... Cioè, nella tua vita non hai mai giocato a indovina chi? No, quello normale, sì, quello... Okay. Gioco da tavolo, sì. Beh, dai, allora già sai come funziona indovina chi e sai le regole. Quindi, ragazzuoli, come sapete, come sempre, andremo a scegliere un giocatore a testa e facendo tre domande al nostro avversario, appunto, dovremo cercare di capire, di scovare qual è il giocatore che ha scelto. Come sempre, ragazzi, io do sempre priorità agli ospiti, quindi ditemi voi, okay, se volete... Iniziare voi ad indovinare oppure inizio io, ditemi voi. Facciamo la domanda. Iniziamo con la prima domanda. Vai. Iniziamo noi quindi? Sì, le fate tutte voi, io ho già scelto il mio giocatore. Una quindi domanda prego. A testa facciamo? Sì. Vai, inizi tu. Allora, la mia domanda è di nazionalità spagnola? Il giocatore, ragazzuoli, mamma mia papi, cioè sei proprio bravo in sto gioco. Però mi dispiace, non è di nazionalità spagnola. Sapevo, quindi loro due sicuramente no. No. Via, due tolti. Allora a questo punto, per levarci quelli più semplici, è di nazionalità francese? Il giocatore... Nico, tu sei molto più fortunato di Wes, perché è proprio francese. Davvero? Attenzione, sì. Quindi... Cioè ci sono 800 nazionalità, tu mi chiedi se è francese, ma com'è possibile? Quindi ragazzuoli, ultima domanda, sentiamo. È un esterno destro? Non è un esterno destro. Beh, allora, quindi lo dico io, lo dici tu. Vai. E allora? Ma per caso è proprio Fekir? Sì, vabbè, ma cioè, ma che culo, siete andati a chiedermi se era francese. Te l'ho detto che la nazionalità faceva. E allora, quindi, ma scusa, non giocavi anche tu? Adesso è il mio turno, il vostro, voi il punto l'avete preso. Quindi, ragazzuoli, la mia prima domanda è un giocatore offensivo? E tra gli offensivi c'è l'attaccante, le due ali e il COC, quindi tutta la parte un po' più vicina alla porta, ecco. Diciamo che per poco ci rientra, sì. Quindi via c'è. Tutti i difensori, via tutti i terzini, via i CDC. Oh, via gli esterni. Via gli esterni, esattamente. Oh, guarda che ho fatto una bella domanda, Ne rimangono pochi, Vediamo le prossime. E quindi, visto che, cioè praticamente mi rimangono Ronaldo, Dzeko, Fekir e Zaha. Il vostro giocatore è un attaccante? È così, tocco 50-50. Cacchio, in effetti ce l'hai facile. Porca miseria. Sa che pareggiamo. Mi sa che a me, però, attaccante? No, non lo è. Okay. Non è Sium e non è Dzeko. Ok, vabbè, adesso vi chiedo se il vostro giocatore ha 87 di valutazione. No. Ma per adesso no. Per e quindi no. È Zaha? Porca miseria, sì. E poi il grande errore, pensavo fosse un esterno, invece è un'ala, perché non vedevo bene, mannaggia. Vabbè, mi rimanevano comunque la metà dei giocatori, Nico, però... Calma, 1-1, palla al centro ed è il vostro turno. Allora, seguiamo il suo esempio, secondo me. Vai. È di un ruolo offensivo, quindi attaccante, ala o trequartista? Siete dei copioni, intanto. Ma perché secondo me non lo sarà, dato che appena, insomma, bravo, appena Nico, fatto esatto. Lui. Esatto, quindi non gioca in una posizione offensiva. Ok, quindi ci rimangono due spagnoli, due inglesi, ruoli difensivi. Ok, è di un ruolo difensivo, quindi difensori centrali, terzini destri, terzini sinistri o alle difensive sinistre come Frankowski. Allora Nico, fai sempre degli ottimi ragionamenti. Il tuo ottimo ragionamento sarebbe stato ottimo se la mia risposta fosse stata no, che quindi ti toglievi 5 giocatori. Sì, e invece te li lascio tutti 5. E 5. Oh, let's okay. Go. Allora, questi qua, Liga Spagnola, giusto? Sì, solo loro due. Frankowski e Ligan, Godfrey Premier e Bonucci Italia. Quindi secondo me è l'unica difensore centrale perché sono in tre. È un difensore centrale, quindi ruolo CB, center back. Beh Nico, sei sempre più cecchino in questa seconda manche. E infatti è proprio un difensore centrale, quindi te ne restano tre, non due.
Porca miseria, speravo non lo fosse. Quindi via Navas, via Frankowski, rimangono Godfrey, Piqué e Bonucci. Ora 33.3% di possibilità di sceglierlo. Secondo me è Bonucci. Dici? È tra Bonucci e Piqué, secondo me. Forse Piqué. Vabbè, andiamo per Piqué. No? No, ragazzi, ho fatto il sium. Perché di nuovo l'ottimo di ragionamento di Nico vi ha portato fuori strada, perché ragazzi era Godfrey. Posso andare, ragazzi? Vai, abbiamo scelto. Vogliamo le tue domande. La mia prima domanda è: nella bandiera della sua nazionalità è presente il colore verde? No. Non è presente il colore verde. No, una brutta domanda, bravo. Vedi, bisogna pensare fuori dagli schemi. La mia prossima domanda, ragazzi, è: nella sua maglietta è presente il colore rosso? Quella che hanno indosso, quello che hanno indosso. No. Quindi quella rossa sarebbero Piqué, Navas e Febbre, giusto? Quella rossa sarebbero, in realtà, volendo fare i pignoli, l'Inter ha il simbolino della Coppa Italia sulla maglia, se non vedo male. Ma conta il simbolo? Sì, è sempre rosso. Neanche. Io non lo vedo, a me sembra bianco. Esatto. Ok, allora no, allora non lo contiamo, va bene. Poi tra che hai detto. No, a parte il scherzo. Cosa facciamo? Lo contiamo o no? No, Giacomo, non lo contiamo. Allora. Il colore della Piqué, maglia, Navas e belli Fever, potenti. Praticamente. Ok, sì, esatto. No, non ha il colore rosso nei colori proprio distintivi della maglia, quindi esclusi i simboli. Mi restano Fekir, Dzeko, Godfrey, Phillips. Porca puttana, sono un botto. Interessante. Quindi hai un attaccante, un mediano, un trequartista, un difensore centrale e un terzino. Ruoli tutti diversi, nazionalità tutte diverse. Dai. Io ti chiedo se il giocatore ha 87 o più di overall. Una bella domanda. Ma no. No, perfetto. No. Mi sono tolto 3 giocatori. Ti sei tolto 23 giocatori. Sì. Quindi okay, giocatore saresti tolto comunque prima, se l'avessimo contato, te lo sei tolto adesso. E allora, potresti averlo riscelto perché l'ho scelto io. Quindi in questa ottica qui potresti averlo scelto perché è un giocatore nuovo di cui si parla poco e si è sentito poco. Comunque in entrambi i casi è 50 e 50. Totalmente a fortuna, Omar, totalmente a fortuna. È rosso, lo so, o nero. Sei fortunato, Omar. Dipende, nel gioco o in amore? Nel gioco in questo caso. O in amore. Poi non so se sei innamorato, insomma, poi può coincidere. In entrambi i casi. No, comunque io... Io ti vado a chiamare Frankowski. Sì, dai, avrei cambiato. No, non ci credo, no. Ma come fa a sbagliare? E andiamo! Come fa a sbagliare? Ebbene, così? Era il tuo uomo, era Godfrey. Let's go. Sapevo. È stata la scelta di Wesley. Lo sapevo. Cos'è? Muoviamo come il maestro Olli. E allora, quindi siamo ancora 1-1, palla al centro. Vamo. Ultima mancia, ragazzi, attenzione. Quindi qui... o si vince o si pareggia. Esatto, o si perde. Vai, scelto, ragazzi. Allora, prima domanda. Vai. Sì. Ha 86 più di overall? Sì. Ok, ok. Domanda del cacchio, perché ne abbiamo tolti pochissimi. È un giocatore offensivo, quindi attaccante, alla sinistra, alla destra, trequartista. Non è un giocatore offensivo. Togliamo Ronaldo, togliamo Zaha, togliamo Dzeko. Sì. E togliamo Fekir. Allora, domanda: gioca nella Liga Spagnola? Il mio giocatore gioca nella Liga Spagnola. Pazzesco, quindi 50 e 50. Potrebbe aver seguito lo stesso ragionamento di prima, averci messo Piqué. Oppure proprio perché abbiamo messo quello, ho messo l'altro spagnolo per fregarci. Esatto, però io direi di Piqué. Anche puntare su Piqué. Abbiamo detto Piqué prima e diciamo Piqué anche adesso. Beh, ragazzuoli, ogni tanto ci prendete, bello. Quindi sì, Piqué, bravi. Sì, è Piqué, andiamo. E sono 2-1. Calma, calma. Adesso è il mio turno, quindi scegliete pure. Allora, posso andare? Hai scelto? Vai. Vada, vada. Impossibile trovare. La mia prima domanda, ragazzi, è: il giocatore in questione ha mai ricevuto una versione Toti nei FIFA precedenti? Punto di domanda. No, no, non ha ricevuto una versione Toti. Non è Bonucci, non è Piqué, non è Ronaldo. Siamo in alto il mare vostro... qua.
Sì, sì, calma, calma. Il vostro giocatore gioca in Premier League? Direi no, di no, mi spiace. No, non gioca in Premier League. Porca miseria. Siamo in altissimo mare. Troppa varietà. Il vostro giocatore è di una carnagione mulatta o più scura? Quindi mulatto, per me mulatto sono Paulinho è mulatto, Fevre è mulatto, Fekir è mulatto e Aurelio, sì. No, non lo è. Allora. Beh, dai, 25% di possibilità non è male. Jesus Navas è quello che avevate voi prima nel 50-50. Io rimarrei su questi due nomi qua perché li abbiamo già chiamati. Dzeko e Herrera. Anche se Herrera, non lo so, messicano, papà. Tremendo. Amico suo. Dzeko, ci avete la maglietta dell'Inter. E io, ragazzi, vi vado a sparare un nome e vado a dirvi, perché lo avevo già chiamato prima, il buon Frankowski. Non ci credo! Ancora una volta sbagli, ma com'è possibile? E allora? E allora, la nostra prima volta nel tuo video in un tuo video di questo tipo va a finire con noi vincenti. Il nostro giocatore era, scusa, che avete Jesus preso? Navas, lo sapevo, era l'ultimo di cui abbiamo parlato. Era già mentre il papi era fregatura di nuovo, perché prima avevamo piché Navas. Sì, sì, era quel metodo lì, avevo già capito. E vabbè, esatto. È andata così, invece, questa volta è andata così, perché l'anno è lungo, ci saranno altre rivincite. Hai scelto un giocatore, amico, forte. Prossima volta vedremo. Tutto culo sto gioco. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, passate in descrizione, andate a seguire anche i miei amici Nico e Wes, mi raccomando, passate dei loro canali. Ragazzi, vi lascio fare l'outro, visto che io lascio sempre fare l'outro a chi vince, quindi prego, fatela voi, porco cane. Quindi è stato un piacere passare un po' di tempo in questo canale da vincenti. La prossima volta, quando te alleni un po', richiama. Ciao. Vabbè, belli. Poi gli insegniamo un po', però per adesso ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi. We'll be right back.